Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati su Street Fighter 3. Allora raga, avevo in mente di fare la versione online edition su RPCS3, però ho detto lasciamo stare, per non avere problemi di lag, per non rischiarmi lag o input lag strani. E così sono ricorso alla 30th, per quanto non è che fosse però la migliore delle scelte. Ma vabbè raga, mi accontento io. Allora ragazzi, oggi dopo aver visto i video di Ken, dopo aver fatto i video di Ken e Chun-Li, andremo ad analizzare Akuma e per ogni super vi farò vedere e vi farò magari vedere dei piccoli trick, delle piccole diciamo combo che possono essere magari utili in game, possono essere. Allora, non perdiamo altro tempo. Allora vabbè, ovviamente raga, partiamo dalle basi. Punto debole, medio, forte. Calcio debole, medio, forte. Allora, andiamo con i colpi speciali, le tecniche di Akuma. Shoryuken, Shoryuken, Uzumaki, Eiratoken, Eirtatsu e il teletrasporto, che sono proprio le tecniche, non dico esclusive di Akuma, però quasi. Vabbè, le due prese che ho fatto vedere prima. E ovviamente la famosa target combo. Ora, detto francamente, andiamo a vedere quali magari possono essere, diciamo, delle mini combo, qualcosa che possa tornare utile in combattimento. Un classico. Calcio debole, giù calcio debole, Tatsumaki, Shoryuken per chiudere. Ancora. Ancora. Cioè, per farvi capire. Cioè, non fare tutto sto danno, però comunque è qualcosa. O se no. Aspettate, ho sbagliato. Cioè dovete saper prendere anche il giusto il fisco. Dovete saper prendere. Vabbè, non è possibile fare quel che pensavo, perché pensavo di poter fare il tazzo ad Oken e poi metterci l'altro tazzo, ma a livello di frame non è possibile a quanto pare. Purtroppo è brutto che non c'è neanche una posizione di restart, non c'è a differenza degli altri giochi. Allora, andiamo a vedere le super. Eccolo una. Che ovviamente, raga, esattamente come vi ho fatto vedere, il weekend può essere magari cancellata per poi. Può essere cancellato. Potete cancellare la special per poterla mettere in combo così. Oh, ho sbagliato. Ah, a proposito, mi ho dimenticato. C'è anche lo Red Token. Questo purtroppo, raga, per una questione di frame non può essere cancellato per metterci dentro la super. Oppure potreste anche far così. Potreste. Però dovete essere veramente furbine. Ecco, come potete vedere, entra. Se siete abbastanza furbine da riuscire a farlo entrare. Cioè, come potete vedere. Poi vabbè, andiamo a vedere invece le altre super che poi possono essere seguite. Abbiamo Tatsu con Shoryuken, che di tutte e tre le super è quello meno utilizzato, vi dico, perché è quella che è più facile da punire e da parare. Infatti questa, se proprio volete utilizzarla, dovete utilizzarla in combo, ma ve la sconsiglio caldamente. Dovete utilizzarla come si è fatto prima. Ecco, così. E possibilmente a distanza ravvicinata, raga, perché sennò l'ha sprecato. Ecco, esatto. In questa maniera. No, aspettate. Ecco, come potete vedere, c'è una ragione se è poco utilizzata. Certo, se riuscite a fare una cosa come quella che ho appena fatto io, non ci credo neanche che sono riuscito a farla. E sì, per carità, però raga, è quella meno consigliata, perché come potete vedere, sono più i colpi che perdete
che altro detto praticamente. Allora, invece andiamo con la terza opera. Ora Akuma ha anche altre due super, che una la conoscete tutti, che è la classica Raging Demon. Quella, dico, è quasi impossibile da mettere in combo. Quella è, diciamo, quasi impossibile da mettere. Oddio, ci sono effettivamente delle combo che lo permettono, però sono abbastanza complicate. Roba che ancora io ci sto provando a imparare. Comunque la super è questa. Diciamo, questa super è molto comoda per le combo aeree. E poi fate così, tipo, fate così. Fate così. E fate un bel danno. Cioè, ancora. Peccato, no? Come potete vedere, fate un bel danno, fate in ogni caso nei confronti dell'avversario. Fate un bel danno. Però questa è molto limitata. Le altre due super, raga, ve l'avevo già detto prima, sono la Raging Demon. Vabbè, la provo, ci riprovo dopo. L'altra super è questa. Già questa, per dire, sì, sarebbe più fattibile, però diciamo, questa sarebbe più comoda magari da usare come tecnica da punizione. Della serie, faccio un esempio. E facciamo l'azione dell'avversario. Facciamo così sia che l'avversario. No. Facciamo che l'avversario salta. O almeno, più che altro, più che salta, perché se no così non serve a un cazzo. Umano, registra, replay. Lo inculate letteralmente. Allora, che non è un mago del parry, cioè difficilmente potrà riuscire a pararla la tecnica. Perché non vorrei dire, ma mi sembra che la tecnica non sia imparabile. Non vorrei dire una cazzata, raga. Per chi ne sapesse di più su questo colpo, me lo faccio sapere nei commenti. Ok. Oh, no, oh no, la Raging Demon non c'è perso. Ah, eccola, alleluia. La Raging Demon pure fa i suoi danni. Però se non dico, ripeto, se non dico una fesseria, questa è l'unica tecnica a non poter essere effettivamente messa in combo. È l'unica a non poter essere messa. Va bene ragazzi, direi che per questo video può essere tutto. Che dire, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciarmi un like e un commento, iscrivetevi al canale, commentate, condividete e noi ci rivediamo alla prossima.